prendere il nostro lime, lo tagliamo a metà se trovo il coltello che non so dove l'ho messo, come al mio solito. L'ho lasciato di là, non vi preoccupate, il bello della diretta. Ricordiamo, Claudia, mi dici se c'è qualcuno in che controlliamo se c'è qualcuno in diretta che sta commentando la trasmissione, a parte un grande, ma non credo che sia per te. Ma lo so, è come al mio solito. No, perché è un commento che risale a ieri, quindi però te lo dico io, vai. Grazie, grazie, grande tesoro, comunque. Grazie, saluto il mio amore, ciao Dani, che ci sta ascoltando dalla Magliano in Toscana. E volevamo dire sì, dunque abbiamo detto esprimiamo il lime, intanto io sono scordarello, e meno male Francesco mi guarda con quegli occhi e mi dice sì, sta esprimendo il lime, andiamo a spremere il lime. Io di solito vi consiglio, volete fare figurette, cioè nel senso che vuoi fare il grande, no, il sofistica, prendi il colino e lo filtri il succo di lime per fare vedere tutto al naturale, però in questi casi a me non è che mi interessa più tanto. Però ovviamente, signori, questi drink che vi proponiamo questa sera sono accessibili a tutti, eh. L'importante, come dico sempre, avere gli ingredienti, ma soprattutto il ghiaccio. Senza ghiaccio non fai il cocktail. Questa è la cosa importantissima. Dopodiché andiamo a versare il nostro lime nel bicchiere. Ci metto una lieve punta di zucchero liquido dentro, ma proprio lieve, perché già il nostro infuso alla menta preferita prevede dentro anche del miele, quindi ci ho messo giusto un cucchiaio, quasi un cucchiaio e mezzo, non tanto, non tanto. E infatti, perché non sapevo se mi diventava, esalta le cose, meno male, mi ha detto Fortunella, mi ha detto Fortunella. Dopodiché, signore, andiamo a mettere il nostro rum dei paesi caraibici, in Francia non mi dire di dov'è, però l'ho sentito, è molto molto dolce. Abbiamo messo un'once e mezza invece di un'once e un quarto. Dopodiché andiamo a versare il nostro, erba, detto bene? No, perché spezia, erba officinale, perché vedi che ora già comincio a confondermi, eh. Comunque sono fatto spezie usano in cucina, sono grazie, molto molto forti come aroma e sono state usate per millenni come baratto, la moneta. Sì. Quindi hanno una certa storia. Una certa storia dal 2600 anche. Sembra ginger beer a vedere, sì, il colore. Sì, sì. Vero? Sembra una birra, sì, chiara. Una birra con un po' di ghiaccio dentro. Esatto. Molto schiumosa questa. Perché ovviamente diciamo che il sifone andrebbe usato solo esclusivamente con acqua e non con altre aggiunte di aromi particolari, oppure come in questo caso cosa ho fatto, ho messo anche del miele. È successo anche la settimana scorsa con il decotto di zenzero che è venuto uno spumone, però l'effetto di frizzantezza lo dà, cioè abbiamo dell'infusa della menta preferita frizzante. Potevo prendere la polverina, come si chiama? L'olio essenziale? No, come per tramutare l'acqua naturale a... l'idrolitina, ci ho pensato stamattina invece che non la via di sera, ma va bene così. Signori, in questo caso che abbiamo fatto? Abbiamo messo gli ingredienti, abbiamo messo già il ghiaccio, girato dal basso verso l'alto dopo aver messo la nostra soda di menta, menta preferita. Andiamo a nel finale con la decoration, che ovviamente non poteva mancare delle foglioline di menta di casa Guainella, che resistono anche alle temperature gelide di questo periodo. Il guscio del lime spremuto, e ci vuoi mettere una ciliegia? Ma no, mi va bene anche così. Tovagliolino, prima cannuccia ovviamente. Voilà! E voilà! Ed è acceso un fè, aspetta, vediamo un po' se mi riesce. No, non mi riesce. Allora, io vorrei non per fare la didascalica, no, ma vorrei spiegare quello che sta facendo adesso Lele, perché voi che state a casa non potete sentire lui, naturalmente, le io magie continuo che sta facendo con il tovagliolo. Una sera mi ha tenuto al bancone del Time un quarto d'ora in fila perché voleva rovesciare con il dorso della mano il tovagliolo, facendo un gioco molto sinuoso con la mano, e poi appoggiarlo, farlo come salire fatto in questo sul momento bancone. Sì, dopo svariati tentativi, per quella sera mi capitò male, quindi senti lì un quarto d'ora buono. Grazie Claudia per la precisazione. Signori, noi ci degustiamo anche il nostro secondo Rum Ricky. Omar, tocca a te, a tra poco signori, drink on air, state con noi, solo del cocktail.